amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi riprendiamo The Long Dark. Hanno infatti rilasciato un nuovo super aggiornamento con tantissime novità. Purtroppo tra queste novità non c'è ancora la modalità storia, come potete vedere non è ancora disponibile, ma ci stanno lavorando. Invece, cosa hanno fatto in questo aggiornamento? Innanzitutto hanno un po' rivisto il menu di gioco che ora andremo a vedere, ma cosa più importante, c'è la nuova modalità di gioco, la modalità challenge, ovvero delle sfide. Quindi sono praticamente delle mini storie, se vogliamo, c'è una trama e abbiamo un obiettivo da seguire. Una volta raggiunto questo obiettivo, la sfida si conclude. Abbiamo Hopeless Rescue, che sarebbe, credo, tipo un salvataggio senza speranza. Sei forse l'ultima persona viva? Hai bisogno di saperlo. Se solo potessi lanciare un segnale a qualcuno. Quindi bisogna trovare la pistola, quella lanciarazzi dalla sommità della Timberwolf Mountain, e poi lanciare un fuoco, quindi un razzo, dal faro del Desolation Point. È complicatissima questa missione, perché bisogna arrivare alla sommità del Timberwolf Mountain. Ci siamo già stati, ovviamente noi abbiamo già visto tutte le varie mappe, quindi andare dove c'era il resto, insomma, dell'aereo precipitato, recuperare la pistola lanciarazzi e poi tornare indietro al Desolation Point e lanciare un segnale dal faro. Praticamente penso, adesso non mi ricordo, ma dovrebbero essere due mappe completamente separate tra loro. È un viaggio lunghissimo. Invece questo con un orso non è che mi ispiri tantissimo. Comunque, The Hunted vorrebbe dire forse il cacciato? Prima parte, veramente? Il vecchio orso ti sta inseguendo! No! Niente può ucciderlo! Tranne che il fucile. Quindi bisogna trovare la cabina di Trapper, non so cosa voglia dire. Comunque dobbiamo trovare sarà tipo la cabina del cacciatore, una cosa del genere, prima che l'orso ti prenda. Quindi sfuggi all'orso e trova la Trapper's Cabin al Mystery Lake. Secondo me ci conviene iniziare con questa, anche se è una sfida per giocatori esperti. L'altra è molto più, diciamo, dispersiva, praticamente è come la modalità sandbox alla fine, solo che hai questo obiettivo di lanciare un razzo dal faro, ma arrivare di nuovo alla sommità della Timberwolf Mountain, quindi riattraversare di nuovo tutte le mappe per poi ritornare indietro e andare al Desolation Point dove c'è il faro, mi sembra veramente inutile, visto che le mappe comunque le abbiamo già viste tutte nella prima serie di The Long Dark. Fare tutto questo solo per lanciare un razzo mi sembra veramente inutile. Invece questa qui, del fatto di essere inseguiti dall'orso e quindi andare alla ricerca del fucile, secondo me la Trapper's Cabin è la cabina del cacciatore. Secondo me è quella. Quindi, sì, andare al Mystery Lake e trovare la Trapper's Cabin, sì, sicuramente sarà la cabina del cacciatore. Mi sembra già più movimentata come sfida e forse anche tutta concentrata nel Mystery Lake, quindi non dobbiamo di nuovo andare a riesplorare tutte le mappe del gioco. E poi c'è scritto prima parte, quindi vuol dire che questa sfida non è del tutto completa, ma appunto è suddivisa in più parti. Quindi potrebbe essere interessante magari iniziare questa, finire la prima parte, e poi man mano che rilasceranno le prossime, giocarle insieme, insomma farci una piccola serie su questa sfida. Quindi dai, iniziamo The Hunted. Direi sempre di scegliere una donna. E nome della sfida mettiamo Sfida Orso. Il vecchio orso ti sta dando la caccia. Vai alla cabina del cacciatore al Mr. Ling prima che ti prenda. Va bene. Non sarà facile, ovviamente. Ma che... Ah!
così aggressivo l'orso? Siamo già morti praticamente. Oddio, c'è un lago di sangue. Oh, oh. Oddio, aspetta, so dove siamo. So dove siamo, entra. Ok, ma stiamo scherzando. Ok, l'ho scantinato. Penso di sapere dove siamo, più o meno mi ricordo. Ho solo gli accendini. E sto morendo. Cominciamo malissimo. Allora, intanto, aspettate. Come siamo messi? Com'è che si fa col menu nuovo? No, non morire! Eccolo, eccolo! Cura le ferite. Ora con calma vi mostro il nuovo menu, ma prima curiamoci. Ok, devo arrivare sì alla cabina del cacciatore. No, non addormentarti. Come si fa? Come si fa? Devo capire come si fa. Ah, sono sfinita. C'era un letto? No, non c'è un letto. C'è solo un sacco a pelo. Vabbè, usiamo il sacco a pelo. Ah, ne avevamo già uno. Vabbè, piazziamo il sacco a pelo e dormiamo. Provo a dormire 3 ore. Ma secondo me sono già morta. Ok, il cuore non batte più forte, quindi stiamo meglio. Leggermente. Oddio, che inizio traumatico. Intanto, ecco il nuovo menu. Ha sospirato. Va bene. Praticamente questo è un menu rapido. Possiamo vedere le armi che abbiamo. Ovviamente ora non abbiamo nulla. I kit di pronto soccorso che ora ho utilizzato. Ah, forse da qua mi mostra se sto male. Però non mi dice nessuna malattia, quindi sto bene. Questo tipo butto via gli oggetti. Il crafting. Ah, non ho tessuto. Qua quasi quasi mi conviene crearmi delle bende. Questa è una torcia. Questo che cos'è? Unguento di lichene per ferite. Mi servirebbero i licheni. Poi abbiamo il focolare, insomma, per accendere un fuoco. Questo è nuovo, invece. Praticamente in giro ci sono queste specie di siringhe, di penso tipo di adrenalina, che quando state per morire ve li impiantate, vi somministrate questa dose di non so che cosa, forse morfina, può essere, e vi danno una carica istantanea. Dura poco, però vi danno un po' di carica. Questa invece è la luce, abbiamo solo i fiammiferi, il giornale. Ah, forse mi mostra come siamo messi. Siamo sopravvissuti 3 ore, luoghi scoperti 2. Sì, insomma, un po' le nostre statistiche. Poi da qui ci mostra il nostro obiettivo in alto. Siamo al caldo, esauriti, dobbiamo ancora dormire. Bocca secca, un leggero appetito, condizioni di salute 12%, temperatura, calorie. Non mi dice più se è giorno o notte. Ok, l'inventario bene o male è rimasto sempre quello. Temperatura percepita, ma non mi dice più se è giorno o notte. Ah no, eccolo là, in alto, 9 ore di luce rimaste, va bene. Visto che siamo nello scantinato, eccolo qua, diamo subito un'occhiata in giro perché abbiamo lo zaino praticamente vuoto. Posso correre? Sì che posso correre, ovviamente avendo lo zaino vuoto. Prendiamo tutto. Ma guarda, abbiamo trovato la pistola lanciarazzi. Ottimo, ottimo, ottimo. Aspetta, abbassati. Ah, eccoli qua, gli emergency steam. Infatti ti dà tipo un'energia short burst, probabilmente istantanea, ma che dura poco. Ah, e dopo sei cadi per la stanchezza. Usarlo soltanto come ultima risorsa. Ok. Aspettate che prendo tutto. Basta? Sì, basta. Questa. Beh, il sacco a pelo ne avevamo già uno, forse. Però io quasi quasi... No, lasciamolo qua. Dopo lo uso per dormire. Congelatore. Acqua. This will come in handy. Spero veramente di ricordarmi un po' la strada per ritornare alla cabina del cacciatore. Sempre che sia quella che dobbiamo trovare. Questo non funziona. Però bene o male il Mystery Lake dovrei ricordarmelo. Un kit di pronto soccorso.
che non c'è niente praticamente dentro. Kit di cucito, ma più di tanto non mi servono adesso. Calzini. E scatole di cartone. Io potrei romperle, mi danno l'esca, però vabbè, non importa. Questo lo prendiamo. Basta. Non c'è altro dentro lo scantinato? Piumino smanicato. Forse questo può esserci utile. Nell'asciugatrice altri vestiti. Speriamo completino anche la traduzione in italiano. Ovviamente ora mancano tante cose. Quelle cose che appunto hanno aggiunto ultimamente. Ok, vediamo un po' cosa abbiamo raccolto. Intanto partiamo con i vestiti. Calzini. No, sono tutti peggiori dei miei. Allora, quasi quasi. Questi li straccio. Azioni, ricicla, così abbiamo un po' di tessuto. Poi, cosa abbiamo trovato? Questa è migliore. 08, 07, 1. Facciamo questa. Poi questa la indossiamo sicuramente e basta. Il cibo, vabbè, tanto questo abbiamo. Legna, ok. Kit di pronto soccorso, ok. Vediamo se io adesso vado qui. No, comunque mi dice che non ho bisogno di essere curata. Che ore sono? 8 ore di luce. Abbiamo sete e siamo esaurite. No, dormiamo. Quindi 8 ore di luce. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ed è notte. Poi 1, 2, 3, 4. Ci svegliamo però di notte. Non sarebbe proprio il massimo. E se invece dormiamo, non so, 3 ore? Proviamo. Ah, hanno aggiunto anche pass time, che praticamente tipo ti sdrai sul sacco a pelo, non dormi, ma semplicemente ti riposi un pochino. Però cala la fame, cala la sete, quindi non so quanto sia utile. Ok, 20% di salute, non tantissimo però. Io proverei ad uscire, sinceramente, anche per capire un po' dove siamo. Ovviamente non si vede nulla. Però sapete che cos'è questo? Sangue? Può essere. Questo basement, questa cantina. Non ce la faremo mai. Comunque, no, stavo dicendo, questa cantina qua non era in una mappa di passaggio. Non siamo al Mystery Lake, era una mappa di passaggio. Vabbè, dormiamo, non possiamo fare altro. E adesso per mettere il sacco a pelo. No, in realtà qua. Così accedo anche all'inventario rapidamente. Ottimo. Dov'è il sacco a pelo? Quello qua. Magari usiamo questo. E vabbè, dormiamo un'altra 3 ore. Comunque, stavo dicendo, sì, questa secondo me è una mappa di passaggio. La cantina me la ricordo. L'avevamo già vista. Però non siamo al Mystery Lake. Questo è un bel problema. Tanto devo bere. Sì, sono riarso e ho anche un leggero appetito. Quindi, per bere e mangiare si fa così. Oddio, 1 litro di acqua. Non ho tantissimo. Magari bevo una di queste, anche perché è l'unica. E vediamo, assetato. 1 ora di luce. Cosa facciamo? Dormiamo? No, ma non ho risorse, quello è il problema. No, come si fa? Ah, così si fa a raccogliere. E proviamo ad uscire. Dovrebbero esserci forse delle casette nei dintorni. Se non ricordo male. Ho un flares! No, non ho neanche il flares per proteggermi dai lupi. Con calma. Allora, quella è distrutta. Dunque, cioè, se qua mi attacca un lupo, io sono morta. Ok,
ancora? Oh, una soda! Prendi tutto veloce, non fare rumore. Vorrei capire anche dove siamo. Oddio, mi sono persa. Non riesco a capire proprio dove siamo. Oh, è una. No, ma quello è il Mystery Lake. Là c'è un ponte. Ha sete lei, sì, un po'. È quello il Mystery Lake. Penso. E come ci arriviamo noi? E lei comincia anche a congelare. Scritto che è una sfida per esperti, ma non ho niente, non ho neanche. Oddio, ma c'ho questa. Aspetta, aspetta, aspetta. Ho questa. Visto la lanciarazzi, ma ne ho 5. Cosa faccio? Lancio il lanciarazzi al lupo. Non posso. Un accendino c'ho. Fire. Ah, aspetta, no, com'è che si faceva? La torcia! Non ho il kerosene, non ci credo. Perché la torcia tiene lontani i lupi. Il kerosene. Non c'è del kerosene. Ma aspetta, accendi il mio fiammifero. Dai, che ce n'era, mi ricordo. Ne avevamo trovato qui nello scantinato. C'è un'altra cassa, non l'avevo vista. Berrettino. L'avevamo trovato. Oh, forse non era qua, ma comunque qua vicino. Scaffale di metallo. Vabbè, come faccio io? Comunque, vediamo il berrettino. Che fu. Eh no, infatti non lo sto indossando, quindi. Niente, dormiamo, non possiamo fare altro. E mi conviene però bere prima. Sì, dai, beviamo l'acqua. Speriamo non la beva tutta. Non berla tutta. No, me ne è rimasta un po'. Sacco a pelo, eccolo qui. Vediamo, siamo infreddoliti. Vabbè, un'ora di luce. 12 ore per forza. No, c'è il vento. Affamato, vabbè, 7 ore. 7 ore di buio! Veramente? Devo dormire ancora. Almeno 8 ore. Non so. No! Come no? Ah, ecco a cosa serve il pastime. Ah, ho capito. Quindi lei adesso non è stanca. Quindi mi dice: no, non voglio dormire. Però per passare 8 ore posso scegliere pastime, credo. Sì, ok, vedete? Lei non dorme, resta sveglia, però ovviamente si abbassano la fame e la sete. Adesso siamo super disidratati. Quanto ci mettono a passare 8 ore? I'm not sure I'm gonna make No, it. infatti. Allora, intanto abbiamo 12 ore di luce rimaste, quindi saremo proprio al top. Per partire, però. Devo mangiare. Mangiamo una di queste. Ah no, le devo aprire a mano. E allora mangia questa. Anche se credo che il burro di arachidi ti faccia venire sete. I need to find something Bevi to questa. drink. Così recuperiamo anche le calorie. Come siamo? Ancora setati? Niente, però resisti. Resisti. Cuoio asciutto, non l'avevo visto. Ripartiamo. C'ho un po' di nebbia. E io. No, cosa ho preso le bacche? Non mi servono. Ho paura. Prendiamo qualche bastoncino. Più che altro ho bisogno assolutamente di capire dove siamo. Là c'è un lupo. Se
Se avessi almeno la torcia, ma non ho niente. Un sentiero? Sì, no? C'è una grotta! Ah, no, però. Di chi è la grotta? Qua c'è un animale morto. E non ti depredo, ma... Non so se sia una grotta o una miniera. Caverna del crinale bruciato. Materiali. Datemi un qualcosa, un bengala. No. Quanta profonda è questa caverna? Ma sapete che non l'abbiamo mai vista noi questa caverna? Del crinale bruciato? Non l'ho mai sentita. Non vorrei che avessero aggiunto anche una nuova mappa. O perlomeno hanno aggiunto nuove zone. Proviamo ad andare di qua. Ha freddo lei? Sì, ha parecchio freddo. Sento qualcuno correre. Che cos'è stato? Jesus. Oh! Oddio, mi ha visto! Sali! Sali! No, no, no! Dai, dai, dai! Oh, ce l'ho fatta! Non mi seguire qui! Non mi seguire! Penso di essermi incastrata. Corri! No! Ah, no, non ci passa! Non so saltare. No, non so saltare. Vai, vai, vai. Cioè, no, non cadere, non cadere. Che ti fai male. Oddio, c'era l'orso. Però credo si sia mangiato un cervo. Ma mi sta seguendo. E io non ho la più pallida idea di dove siamo. No, non correre troppo. Andiamo di qua. Almeno ci fosse un sentiero, una strada, una casa. No, c'è un cervo. Che cos'è quello? Forse là c'è qualcosa. Sì, questo sembrerebbe effettivamente un sentiero. Da che parte lo seguiamo? Su o giù? Quello che cos'è? Io provo a correre un momento. Ah, è un ponte! Un ponte. Quindi dove c'è un ponte vuol dire che è passato l'uomo. Dove è passato l'uomo c'è una casa? No, ma veramente io questa zona non me la ricordo. O fatalità, è una zona che non abbiamo esplorato, ci siamo dimenticati di passare di qua. Veramente non me la ricordo. E spero vivamente che l'orso sia uno solo. Che quindi non ce ne siano più di uno. Anche se mi preoccupano i lupi ora. Questo è un fiume intanto. E questa è una buona cosa. Visto che noi dobbiamo arrivare al lago, magari il fiume ci porta proprio al lago. Però non ho niente per difendermi. Forse là c'è qualcosa. Vedo delle staccionate, dai. Dai, che se ci sono le staccionate c'è una strada. Se c'è una... No, non abbassarti. Se c'è una strada ci sono le case. Mi basterebbe anche una cabina da pescatore. Non lo so, qualcosa. No, mi ha visto? Ah, no, che cos'è? Ah, è un finile. No, no, non dirmi che è finita quella sfida. Non ci credo, non ci credo. Io non posso fare niente, non ho niente per difendermi.
Sto provando a cliccare, ma non fa niente. Morta? Eh sì, vabbè, al 3%. Siamo morti. Non ci credo. Come ha fatto a raggiungermi? Era là in fondo. Ho perso anche oggetti. Aspetta. Curati. Posso curare solo questo. Non ho altro. Ah, non ce la fa. Oddio, si muove da sola. È andata. Sì, è la fine. Purtroppo è la fine. No. Non ci credo. Abbiamo perso la sfida. Ma accidenti. È stra difficile. Ok, è per giocatori esperti, ma dopo aver girato tutte le mappe, aver fatto una serie abbastanza completa, pensavo di essere esperta, invece no, non è vero niente, non è vero niente! Oddio! È difficilissima! Più che altro devo capire dove eravamo! C'è il Mr. Lake, io me lo ricordo, abbiamo passato parecchi episodi lì, è stata la prima mappa! Però quello scantinato, quello più che altro, perché l'avevamo trovato in una mappa di passaggio, non era il Mystery Lake. Però quel ponticello lì, io proprio zero, non mi ricordo dov'era. Veramente. Vabbè, che facciamo? Ci fermiamo qua con questo episodio? A questo punto, magari proviamo nel prossimo episodio a ricominciare la sfida. Vediamo se dal secondo tentativo ce la facciamo, ma... se moriamo, non so se mi convenga riprovarci di nuovo perché è davvero difficilissima. Quindi, intanto direi che possiamo fermarci qua. Lasciate un bel commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!